L'Italia cagnotta. Noi idealmente siamo pronti ad alzarci in piedi per applaudire la più forte tuffatrice italiana di tutti i tempi. Doppio salto mortale mezzo rovesciato cardiaco. Sulla luna! Spettacolo! Siamo nelle mani dei giudici! Fuori questi 9 e mezzo! Premiamo questa atleta! Se lo merita. Come a Kazan. Guardate la classe, le punte, le gambe, la tensione nel corpo. Tutto, tutto semplicemente. 81! Sì! 81! È il record! Sì, è il record! Una volta sopra i 370! Grande, grande Tania! Grazie per questa ultima emozione! E ora è lei! È tutto nelle mani sue, Label! Label che parte da 298. Label dovrà fare 74 punti. Di più 74 e mezzo, 75 di fatto. Che vuol dire 2,8 e mezzo e un 8? Te lo dico subito, faccio il calcolo. 75 vuol dire 2,8 e mezzo e un 8 e va a 373. Vabbè, comunque vada. Show. 372,80. Johnston, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento. Del resto era quello che ci siamo detti per tutto l'anno. Fare il record vuol dire andare vicino ai 370 punti, vuol dire fare la gara perfetta. E poi, certo, se qualcuno ne fa di più, vedi Label, tanto di cappello. Vogliamo essere proprio pignoli. Tania fece all'inizio del 2010 374 punti in una gara di inviti in Cina, ma era una sorta di esibizione. Nulla di cui ci siano tracce scritte, mettiamola così, ecco. Altrimenti 366,90 di quest'anno erano il suo record. Johnston chiude a 302,85, saranno tutte presumibilmente sopra i 300 punti in questa finale. Cagnotto Abel, 3-2 Abel in questo 2016, l'Abel ha vinto due volte su tre le World Series quando si sono incrociate. Ha fatto meglio di Tania in Coppa del Mondo e sono 3 vittorie. La Cagnotto ha fatto meglio di Label ai campionati italiani. Uno dice cosa c'entra, no? Perché i canadesi erano lì fuori gara perché si stavano preparando. Quindi 3 vittorie Label, 2 Cagnotto nei duelli di questo 2016. Andiamo a pareggiare. Yanye, doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento, ha rovinato tutto con il quarto tuffo la malese, altrimenti era a portata di quinto posto. Sì, sicuramente un buon finale, anche se appunto ha rovinato tutto col tuffo precedente, cioè col doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato. Diciamo che l'obiettivo era quello di Tania di 5 tuffi, tutti sopra i 70 punti. In uno si è fermato a 69, però ne ha fatti più di 80 con l'ultimo, quindi questo bilancia, no? Direi la, sì, non la previsione. Non vorrei che quei famosi 3 punticini di cui parlavamo prima rimanessero quelli mancanti, però comunque... 72, 58 e 50 i punteggi della Abel qui a Rio con il doppio mezzo indietro, i 72 non le bastano. Chiude a 306,60. Adesso Kinney, che dovrebbe fare 104 punti, quindi fuori dai giochi, e poi il tuffo che chiuderà il cerchio perché riguarda noi italiani, e lì sapremo. Perché comunque Ezzi dovrà fare 60 punti per stare davanti a Tani. Intanto ecco il doppio con doppio della Kinney, guardate. Mamma che facilità mia. Lei dall'anno prossimo riscriverà le tabelle dei coefficienti, io credo. Lei triplo e mezzo rovesciato, triplo e mezzo ritornato e forse quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Del resto ha tantissima elevazione, tantissima potenza. Ha detto Chava Sobrino di lei, suo allenatore, quando imparerà a dosare le forze batterà anche le cinesi. Io non credo che sia andato molto lontano dal vero, soprattutto parliamo di un atleta che ha 20 anni. 81,60.
349, alla fine con una gara normale per tre tuffi 64-64-60, chiude a 3,50. Signori, Jennifer Abel e il suo ultimo tuffo, il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato. Abel deve fare 75 punti, confermi Bertone? Per stare davanti 70, a Abel. Sì, sono 2,8 e mezzo, 1,8 devono entrare buoni. Quindi non basta prendere 2,8 e mezzo, no. Oltre i voti che si scartano perché troppo alti. C'è la rimonta! Guardate! C'è la rimonta! Sul viso non ci di Sagna non sa ancora, ma non ci sono 75. Ho esagerato forse, non ci non sono lo so, 75 ma punti. Penso che i 75 non dovrebbero arrivare. Era scarso, è vero, se l'è tirato. Siamo lì, ce la giochiamo al pelo. Adesso si sei nella storia, Tania. L'abbraccio di papà, l'abbraccio di Ernesto Vincenti, il fisioterapista. È la chiusura di una favola, questo, la conclusione di una carriera inimitabile. È arrivato anche il bronzo individuale dopo l'argento nel sincro. Ma che bello! Altra medaglia di legno, scusaci Jennifer, avrai un'altra Olimpiade per salire sul podio. È terza, Tania, è terza. In questo momento è potenziale terza, non chiediamo di più. L'abbraccio con Arturo Miranda, l'allenatore di Jennifer Abel. Siamo sul podio. Io sono sulla luna. E sì, che deve fare appunto 60 punti per stare davanti a Tani con il doppio mezzo avanti cappiato con un avvitamento. Oh oh, 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 che errore! E qui forse i tre punti che mancavano nel doppio mezzo ritornato costano l'argento. Gli regaleranno qualcosa sicuramente, però l'errore è veramente grossolano. Sono 60 punti, ci stanno tutti. Sono dei 7, dei 6 e mezzo. 75. Dai, vabbè, esagerato. Vabbè, fa lo stesso. Non ci interessa. Ci mancherebbe altro. È come aver vinto la medaglia d'oro, perché quando ci sono due cinesi in una gara individuale, soprattutto in questa specialità, il trampolino femminile, si lotta per il bronzo. La gioia di Giorgio. Giorgio che aveva vinto a sua volta due medaglie in un'Olimpiade, quella di Monaco, argento nel trampolino, bronzo nella piattaforma e un argento e un bronzo anche per Tani. Citin Mao a chiudere questa gara. Doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento per andare e di parecchio sopra i 400 punti, perché con 75 sfonda, ma potrebbe andare anche a 85 punti. La gara pressoché perfetta per lei, guardiamo se la concluderà con la ciliegina sulla torta. Wow, che spettacolo! Regalateci un 10, dai giudici. Sì, veramente, di questa gara è stata la più forte, la più brava, ma credo che la più brava oggi sia stata veramente Tania, perché era la sua ultima gara. È una garista come a Kazan, chi le sta davanti all'ultimo tuffo, a parte le cinesi, deve avere tanti punti di vantaggio. O doveva, non so se parlare già al passato, Oscar. Comunque, chiusura più bella di questa non poteva esserci. 81 wow, sopra i 406,05. Allora, aspettiamo soltanto un attimo per vedere il podio. Qualche secondo, poi andiamo in pubblicità. E poi Oscar può andare a piangere in attesa di riprendere la linea. E magari non solo lui. Ha vinto Citin Mao. Seconda e sì, terza Tania Cagnotto. Ma la classifica la vedremo dopo. Linea la pubblicità.